Prosegue incessante il lavoro di Avisfano e del centro trasfusionale. Quante sono state le donazioni nel corso del 2022? Nel corso del 2022 le donazioni hanno risposto alle esigenze sia di sangue sia di plasma del nostro centro trasfusionale e sono state 4.144. Nel corso dell'assemblea annuale degli associati che si è svolta la scorsa settimana lei ha illustrato dati veramente interessanti. Che cosa è emerso? Sì, noi abbiamo illustrato tutti i dati che riguardano un po' la popolazione donazionale fanese, quanti giovani, quanti adulti, quali sono le fasce di età dove c'è il maggior numero di donatori, quante donatrici, cioè sono stati dei dati che rivelano veramente il cuore generoso della città di Fano e che ci indicano come il donatore sia veramente una persona di grande sensibilità, un operatore di salute, cioè se pensiamo alle campagne promozionali che si legano, non so, la donazione in rosa oppure la donazione in blu, cioè ricordiamo il mese rosa con la camminata della salute, eccetera. Se pensiamo a queste campagne possiamo sottolineare appunto che il donatore veramente, come dicevo, è operatore di salute propria e altrui e quindi io penso che se veramente uno sta bene dovrebbe pensare di dedicare un po' del proprio tempo e un po' di se stesso all'altro. Quanti sono in totale i donatori? I donatori fanesi sono 2.410 distribuiti tra donne e uomini. Le donne sono 811 e i donatori 1.599. Con il centro trasfusionale siamo in continuo contatto e stiamo ottimizzando, abbiamo ottimizzato il lavoro. Tra l'altro il centro trasfusionale in questo momento, dopo aver superato la fase critica della carenza di personale, ha nuovi ingressi che quindi potranno sicuramente migliorare ulteriormente il servizio e consentirci poi di allargare la fascia. Quali sono invece i progetti che Avis porterà avanti nel 2023? Alcuni progetti di continuità rispetto agli anni precedenti e altri innovativi. Direi fondamentalmente riusciremo a portare avanti il grande progetto di una rotatoria per Avis, nata da idee progettuali degli studenti degli istituti superiori. È stato assegnato, è stato individuato il progetto, è stata individuata la rotatoria, siamo nella fase diciamo così di elaborazione del progetto secondo le norme della circolazione. Poi c'è il dialogo continuo e costante con le scuole, il dialogo con le attività sportive, con le parrocchie, eccetera. In questo momento, tra l'altro, abbiamo lanciato l'idea di un colloquio con le aziende del territorio, stiamo chiedendo di fare dei momenti piccoli, brevi, di informazione, perché magari qualche soggetto potrebbe essere disposto a provare a fare l'esame di idoneità alla donazione e nel contempo invitare i dipendenti, le maestranze delle aziende che siano già donatrici e donatori attivi a fare una donazione nel mese di marzo.